Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Segretario Nazionale del Partito Democratico, Dottor Matteo Renzi, al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Il Dottor Renzi si è riservato di accettare. Presidente incaricato renderà ora alcune dichiarazioni. Buongiorno a tutti, buongiorno, buon lavoro. Ho ricevuto dal signor Presidente della Repubblica l'incarico di provare a formare il nuovo governo. Ho accettato, come sapete, con riserva, con la responsabilità e anche il senso della importanza e rilevanza di questa sfida. Ho ringraziato il Presidente della Repubblica e gli ho assicurato che metterò in questa difficile situazione tutto l'impegno e l'energia di cui sarò e saremo capaci. Nel corso delle prossime ore incontreremo innanzitutto il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, poi sarò a Firenze per i necessari adempimenti istituzionali nella mia città e da questa sera saremo a Roma, domani inizieranno le consultazioni formali e ufficiali. L'impegno che ci siamo prefissi è un impegno molto serio, molto significativo. Il Presidente della Repubblica mi ha rappresentato in modo compiuto e articolato l'esito delle sue consultazioni. L'impegno che immaginiamo è quello di un allungamento della prospettiva politica di questa legislatura, che poi è quella che si colloca nell'orizzonte naturale previsto dalla Costituzione, e pertanto prima di qualsiasi discussione è fondamentale che le forze politiche della maggioranza, per quello che riguarda il governo, e di tutto l'arco costituzionale per quanto riguarda il profilo delle riforme, siano ben consapevoli dei prossimi passaggi. Significa cioè avere nelle prossime ore una straordinaria attenzione ai contenuti e alle scelte da fare. La piattaforma con la quale discuteremo assieme alle forze politiche è quella che prevede entro il mese di febbraio un lavoro urgente sulle riforme costituzionali e elettorali da portare all'attenzione del Parlamento, e da subito dopo, nei mesi successivi, immediatamente nel mese di marzo la questione del lavoro, nel mese di aprile la riforma della pubblica amministrazione, nel mese di maggio quella del fisco. In altri termini, abbiamo intenzione di lavorare in modo molto serio sui contenuti prima di qualsiasi discussione. Sono solidale con voi che in queste ore state scrivendo cose molto complicate riguardo ai nomi e qualcuno anche riguardo alle vicende personali mie. Mi sono venuto a noia da solo leggendovi e quindi immagino che cosa possiate provare voi. Detto questo, la nostra attenzione è sui contenuti e non su altro. Ci prendiamo il tempo necessario, sapendo che fuori da qui il senso dell'urgenza è straordinariamente delicato e importante, ma è anche altrettanto vero che un orizzonte di legislatura come quello che ci diamo necessita, per quello che ci riguarda, di qualche giorno di tempo per arrivare a sciogliere la riserva. Per quello che mi riguarda, assicuro il signor Presidente, le forze politiche e direi soprattutto le persone, gli italiani che stanno assistendo a questa crisi di governo, che metterò tutto il coraggio, l'impegno, l'energia e l'entusiasmo di cui sono capace, partendo dall'emergenza più importante, che è quella che riguarda non soltanto la mia generazione, ma anche la mia generazione, che è l'emergenza del lavoro, dell'occupazione e in qualche modo anche della rassegnazione. Vi auguro di cuore buon lavoro. Grazie. Il
Il presidente Eros Brega ha convocato l'Assemblea legislativa per martedì 18 febbraio alle ore 10. All'ordine del giorno una proposta di modifica della legge sull'istituzione del garante dei detenuti, una mozione per la non reintroduzione del ticket sulle visite specialistiche e una relazione sulle associazioni di volontariato. Prima della discussione di tali atti si svolgerà la seduta di Question Time dedicata alle seguenti interrogazioni a risposta immediata. Grave incendio divampato all'interno di un autobus di Umbria Mobilità, intendimenti della Giunta regionale nei confronti della dirigenza della società a seguito dell'accaduto, interroga il consigliere Massimo Monni. Progetto di adeguamento del rilevato arginale, modificazioni della copertura finale della discarica sita in località Sant'Orsola del comune di Spoleto, interroga il consigliere Giancarlo Cintioli. Responsabilità delle gravi disfunzioni degli sprechi della gestione della ex Ferrovia Centrale Umbra, anche in relazione alla vicenda dello stato di inutilizzazione degli elettrotreni denominati Pinturicchio, interroga il consigliere Paolo Brutti. Strada regionale numero 418, Spoletina, intendimenti della Giunta regionale riguardo la necessità di ripristino della circolazione e di messa in sicurezza, azioni poste in essere dalla Giunta medesima per il finanziamento dell'opera di completamento della strada statale numero 685 delle Tre Valli nel tratto Spoleto-Acquasparta, interroga il consigliere Franco Zaffini. Intendimenti della Giunta regionale riguardo la possibilità di esperire azioni volte ad ottenere il temporaneo trasferimento a Città di Castello ai fini dell'allestimento di una mostra dedicata dal dipinto di Raffaele Sanzio, lo sposalizio della Vergine, interroga il consigliere Andrea Lignani Marchesani. Qualità scadente dei pannoloni forniti agli anziani nelle strutture ospedaliere, criteri qualitativi fissati per l'affidamento delle forniture, corrispondenza del campione presentato per la gara della tipologia di prodotto fornito, interroga il consigliere Raffaele Nevi. Informazioni in ordine al funzionamento del Comitato di Coordinamento per la Promozione Turistica e Integrata, motivazioni della mancata adozione del Piano di Attività di Promozione Turistica Integrata per l'anno 2014, interroga il consigliere Maria Rosi. Eventi alluvionali del novembre 2012, disposizione per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate, intendimenti della Giunta regionale ai fini del riconoscimento di contributi a favore delle aziende che hanno subito danni relativamente a scorte e beni mobili, strumentali ed attività produttive, incluse quelle agricole, interroga il consigliere Fausto Gallanello. Dopo gli open day degli istituti scolastici superiori per le scelte degli studenti in uscita dalla scuola media e inferiore, anche il centro di formazione professionale di Orvieto apre le porte a tutte le ragazze e ragazzi in cerca di un futuro formativo e lavorativo. Venerdì e sabato prossimi, dalle 9 alle 17, si svolgerà l'iniziativa Scuola Aperta del Centro Servizi Formativi di Orvieto, centro formazione professionale dell'amministrazione provinciale di Terni, rivolta a tutti i giovani tra i 15 e i 18 anni di età interessati ad acquisire una qualifica, ma soprattutto una professionalità che le immetta immediatamente nel mondo del lavoro. La formazione professionale, infatti, nasce proprio come opzione per permettere, in tempi brevi e con una didattica principalmente esperienziale e laboratoriale, il conseguimento di un titolo spendibile nel mercato del lavoro europeo. Nelle due giornate tutti gli interessati potranno visitare la struttura collocata nel prestigioso complesso di San Giovanni, Palazzo del Gusto, ricevere ogni tipo di informazioni e degustare un aperitivo preparato dagli allievi che attualmente frequentano i corsi per operatore della ristorazione gestiti dall'Università dei Sapori insieme al CSF di Orvieto. Qualche settimana dopo l'inattesa morte del padre, Auster si ritrova nella grande casa di un genitore quasi estraneo che ha abbandonato da anni la famiglia per ritirarsi in solitudine, caparbiamente distaccato dal mondo e dagli affetti. Così, riscoprendo un padre semi sconosciuto e assente attraverso tracce labili, oggetti e carte, il protagonista riscopre i frammenti di un'esistenza estranea che è in parte anche la propria, ripercorrendo la vita di un uomo che si è nascosto dal mondo. Una ricerca del padre scomparso che lo costringe a fare i conti con una perdita, una mancanza che lo strazia come persona e come figlio. È la trama dell'invenzione della solitudine, lo spettacolo messo in scena a Magione da Giuseppe Battiston. Sì, dobbiamo dire che anche quest'anno siamo riusciti nella non facile impresa di allestire una stagione molto importante, dedicata quest'anno, perché a noi piace sperimentare, a tutta quella che è la drammaturgia moderna. Abbiamo tralasciato i classici che riteniamo ormai abbastanza sfruttati da tutti, per cui vogliamo dare spazio alle nuove firme del teatro italiano ed internazionali. Questa sera abbiamo una grande star che nobilita il nostro teatro, presso il quale, ricordo,
sono passati tutti i più grandi personaggi che il teatro italiano ha espresso negli ultimi anni. Buona la risposta degli abbonati, buona la risposta degli spettatori che nonostante la pioggia della serata affollano il Mengoni. Arrivederci al prossimo anno. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretto Acquesio torna puntuale tra un'ora.